possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà. Buona idea, Peppa. Sarebbe anche un ottimo allenamento. Evviva! Pronti ai posti? Via! Whee! Aspettatemi! Ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino. Non così in fretta! Sbrigati, Papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, Papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento. Ma io ho delle ruote. Whee! Ah, ah, questo sì che è divertente. A Papa Pig piace andare in monopattino. Brum, brum. Whee! Papa Pig, stai andando sul monopattino di Peppa? Sì, andare in monopattino è divertente. Dovresti provarci anche tu qualche volta. Peppa e George stanno facendo un disegno a scuola. Noi oggi siamo venuti a scuola con il monopattino. Molto bene, Peppa e George, è una splendida idea. Fate tutti un bel disegno su come siete venuti a scuola oggi. Io sono venuta in bicicletta. Benissimo. Io sono venuta a piedi. È così bello respirare l'aria fresca al mattino. Mio nonno mi ha accompagnato con il carro attrezzi. Brum, brum, brum. Ah, delizioso, Danny. Signorina Coniglio, entri pure, si accomodi. Benvenuti, miei cari. Buongiorno, Regina. Siamo venuti a visitare Londra per un giorno. Speravamo che ci poteste indicare i luoghi più belli da vedere. Io posso fare anche di meglio. Non dimentichiamo che Londra è la mia città, in fondo. Ho deciso, vi farò personalmente da guida. Il modo migliore per vedere Londra è girare con un autobus a due piani. Signor autista, per favore, ci presterebbe il suo autobus? Prestare il mio autobus? Immagino stia scherzando. No, io sono la regina. In questo caso, vostra maestà, fate pure. Se la regina vi chiede di fare una cosa, dovete farla. Svelti, andate tutti al piano di sopra. Questo autobus ha le scale. L'autobus ha due piani, ha i sedili anche sopra. Io sono la regina e per oggi sarò la vostra guida. Prima fermata il Big Ben. Questa alta torre con l'orologio si chiama Big Ben. Veramente Big Ben è il nome della campana, non della torre. Quante cose sai per essere un elefantino? Perché io sono un sapientino. Oh! È il suono del Big Ben che ci dice che ore sono in questo momento. Ha fatto 3 rintocchi, quindi significa che sono le 3. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto. E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita! Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave! Nonno Pig resterà da solo. Qui c'è del cibo in scatola. Per tirarlo fuori avrai bisogno di questo oggetto. Ecco, è un apriscatole. So bene che cos'è quello, nonna Pig. Se invece vuoi bollire un uovo, devi riempire un tegame d'acqua. Sì, e poi... sì, so bene anche questo. Nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Abbiamo portato la spesa. Come mai non sei all'aeroporto, nonna? Oh, già. Sarà meglio chiamare un taxi. Qui servizio taxi. Buongiorno, nonna Pig. Io dovrei andare all'aeroporto, per favore. Ma naturalmente. Si accomodi. Grazie molte. Papà, possiamo andare anche noi all'aeroporto per salutare la nonna? Sì, va bene. Ciao, ciao. Ciao, nonno.
Mi avete detto all'aeroporto, vero? Sì, e per la verità avremmo un po' di fretta. Si corre di qua, si corre di là. Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta. Nonna Pig deve prendere l'aereo. Sì, sta partendo, va in vacanza. In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza. Sono troppo impegnata ad avere fretta. Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti. Esatto. Il taxi arriva all'aeroporto. Arrivederci, nipotini miei. Ciao, ciao, nonnina. Ciao, ciao. Peppa e George salutano la nonna con la manina. Arriva il signor Lupo. Taxi! Si accomodi. Ciao, ciao, signor Lupo. A Peppa e George piace salutare con la manina. Ciao, ciao, ciao. Papino, noi come facciamo a tornare a casa? Prendiamo il taxi. Oh, se n'è andato. È stato in vacanza, immagino. A dire il vero, sono piuttosto stanco. Se non le dispiace, eviterei di parlare. Parlare? Certo, la gente parla troppo di questi tempi. Lei non trova? Parlare, 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 parlare. Pare che ci siano persone che possono parlare per ore senza prendere mai fiato. Mia sorella, per esempio, può parlare. Pronto? Qui servizio taxi. Bene, siete bravissimi! Ho visto degli splendidi alberi sulla cima di una montagna. Adesso ascoltate quest'altro brano musicale. A che cosa vi fa pensare questa musica? Ricordate di usare la vostra immaginazione. Io lo so! Sì, Pedro? Ecco la risposta! A un albero di ciliegie mosso dal vento in cima a una bellissima montagna. Oh. Ma questa musica era più veloce, non trovi, Pedro? Un albero di ciliegie che si muove più veloce? Sì, Danny? A me fa venire in mente una banda che marcia! Bravo, molto bene, Danny! Questo brano musicale ha un ritmo molto scandito che aiuta a marciare a tempo! Andate tutti a prendere un oggetto da suonare nel cesto degli strumenti! Immaginate di essere nella banda! State marciando! Intanto suonate i vostri strumenti! Perfetto! Ma che meravigliosa banda di musicisti! Non è stato divertente? Sì, tanto, Madame Gazzella! Il prossimo brano musicale è un tantino differente. Ricordate, voglio che lo ascoltiate con attenzione e pensiate a che cosa vi fa venire in mente! Questa musica fa pensare allo spazio! È la festa di compleanno di un alieno! Accipicchia, che succede a questo apparecchio? Ai robot che vengono dal futuro! Salve! Io sono un alieno! Blu, 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 blu! Io sono un robot! Io sono un robot! Zing, zong, zing! Questa è la più bella musica del mondo! No, no! Credo che questo apparecchio si sia rotto! Ecco! Oh no! E adesso, piccolini, ditemi come vi fa sentire questo brano musicale? Mi fa sentire un pochino annoiata! Per esempio, quanti piccoli ci vogliono per sollevare Madame Gazzella? Uno! Io dico 100! E io dico 1000! State tutti tirando a indovinare! Quanti ce ne vogliono allora? Ancora non lo so, ma potremmo servirci di un esperimento per scoprirlo. Chi vuole provare a sollevare Madame Gazzella? Io! No, non riesco a sollevarla! Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da un solo alunno. Adesso proviamo con due di voi. È davvero molto pesante. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da due alunni. Ora proviamo con tre di voi. Occorrono tre alunni per sollevare Madame Gazzella. Questo era un esempio di esperimento scientifico. È stato divertente. Adesso proviamo con un altro esperimento. Sì! Fate una torre di cubi. Sì, molto bene, ma quella torre è un po' traballante. Oh! Come rendiamo la torre meno traballante? Mettiamo i cubi più grandi sotto e i cubi più piccoli su in cima, così! Perfetto! Edmond Elefante è un sapientino! Possiamo fare altri esperimenti? Ma naturalmente! Ditemi qual è il vostro gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua!
della terra e un po' d'acqua. Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango. Peppa, fai un test della pozzanghera. Questa pozzanghera è troppo asciutta. Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua. Ora salta di nuovo, Peppa. Adesso questa pozzanghera è perfetta, bella e fangosa. E le pozzanghere di fango si fanno press'a poco come si fa il cemento.